A nome del Comitato di Festival Letteratura, ringraziamo ENI per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Neri Marco Re. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ridentem dicere verum, dire il vero ridendo. Ecco, infatti ho detto buongiorno ridendo, perché se ci avete fatto caso, quindi insomma per non mentire ho dovuto ridere, altrimenti se fossi stato serio avrei detto buonanotte, perché diciamo, sono seri così. Insomma, poi per cominciare vorrei aggiungere, oltre ovviamente a Ridentem dicere verum, che è appunto il titolo dell'incontro di oggi, voglio aggiungere anche Cassicat ridendo mores, dura lex, sed lex, promoveatur, utam oveatur, stabat mater, abis, absit ignuria verbis, et mantua caput mundi, perché sarebbe bello, grazie. Che bello, eh? Il ladino, questa lingua del passato, dovremmo farlo tutto in ladino, però mancano un po' di Alpi intorno a noi, un po' di Sudtirolo. Quindi benvenuti, davvero, bentrovati ogni anno al Festival della Letteratura, qui in questo spazio che è nel... sì, ho sbagliato. Ciao a tutti, grazie. Sono temi di cui si parla, insomma, quindi ovviamente sì, che ENI appunto gestisce e riscalda da 14 anni, come sentite la temperatura di oggi. Ecco, nelle vostre borsette o shopping bags, per chi predilige la lingua latina appunto ancora una volta, avete trovato la nuova edizione di Inedita Energia. Come sapete ogni anno, appunto il titolo è Ridentem Dicere Verum, ogni anno appunto ci sono vari pezzi della rivista che Attilio Bertolucci dirigeva, ovvero Il Gatto Selvatico, e quindi appunto all'interno della stessa rivista troverete di questa pubblicazione troverete articoli su Trilussa, su Charlie Chaplin, su Dario Fo, Covitti, insomma racconti divertenti, moltissime vignette. Leggo dall'introduzione, che già magari avrete avuto modo di leggere. Ridere, una parola apparentemente leggera, si scoppia a ridere, ma anche si ride amaramente o a crepapelle, si ride sotto i baffi o addirittura per non piangere. Ridiamo per un paradosso, per una cosa inattesa, ma ridiamo anche per nascondere l'imbarazzo, per sottolineare l'appartenenza ad un gruppo o per allontanarne qualcuno. Ridere può far bene, combatte lo stress, la tristezza, crea relazione, o molto male quando qualcuno ci ride contro o ci deride. La risata nell'uomo è probabilmente innata, insomma le sue origini sono fatte risalire a 16 milioni di anni fa. Anche gli animali ridono. Degli umani spesso, insomma, di solito. Dato che ridere è piacevole, l'uomo la risata se la va a cercare, e così è nata la commedia nell'antica Grecia, per esempio con Aristofane, nell'antica Roma con rappresentazioni comiche in costume, maschere e buffe, nel Medioevo con i comici che osano deridere, potenti e sovrani, fino all'arrivo degli attori comici professionali con la commedia dell'arte nell'Italia del Cinquecento, alcuni dei quali negli ultimi anni approdano addirittura in Parlamento. Ma far ridere, lo sappiamo tutti, è difficilissimo, insomma qualche leader politico ci riesce benissimo, come possiamo verificare quotidianamente seguendoli sui loro canali TikTok, davvero molto spassosi, molto spassosi. Mentre per far piangere basta magari mettere un dito nell'occhio allo spettatore, ma prima di farli piangere tutti, insomma, bisogna farli, oppure mostrargli la prossima bolletta del gas, per esempio. Oggi dunque parleremo di comicità, umorismo, ironia, sarcasmo, spirito, parodia, humor, e lo faremo mescolando la teoria degli studiosi e la pratica degli artisti. Primo ospite, insegna storia dello spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Bologna, è ospite fissa della trasmissione televisiva Terza Pagina, in onda su Rai 5 e Rai 3, è editorialista del quotidiano nazionale Il Riformista, dal 2011 è direttrice artistica del festival Pop Sofia, filosofia del contemporaneo di Tolendino, Macerata. Ha scritto, marchigiano, zone mie, ha scritto tra gli altri La filosofia dell'umorismo, Lucrezia Ercoli. Dove ti pare? Preferisci lì? Uno psicologo potrebbe dire che sei pigra, non ti va di fare molta strada. Vabbè, no, ognuno decide dove stare.
C'è la risata liberatoria, quella che alleggerisce, ma anche la risata occupatoria, quella che fa pensare. E di questo si occupa lui, fumettista, disegnatore, vignettista, autore televisivo e di libri, Marco D'Ambrosio, detto il genio o anche Macox. Così. Dove vuoi mettere? Mettila. Prendi il pensiero comune e capovolgilo, osserva il mondo precipitare nell'assurdo, poi chiediti se è più dritto ora o se era più storto prima. Guardati bene dal dare la risposta e voilà, arriva lui, comico, conduttore, autore televisivo, fumettista, musicista con i Vazzanicchi, a teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, Valerio Lundini. Vabbè, dai. Dove? Se fosse politica, facendo un sondaggio, diciamo, se c'è la maggioranza, insomma, così, sei un po', rappresenti un po' la Meloni di tutti noi qui sul palco. Sto vedendo, no? Così. Vabbè, allora, parliamo seriamente adesso, scusami se ti sto escludendo da questa cosa, parliamo seriamente del riso. Allora, Lucrezia. Qua è dura, possiamo cambiare le poltrone, sono un po' si stende un po' alla fracchia, come umano. Allora, il legame, c'è una filosofia dell'umorismo, insomma, qual è questo binomio, se dovessimo così parlarne, discettare di questo binomio, filosofia e umorismo, tu che cosa diresti ai tuoi studenti parlando appunto di questo macro tema? Ho provato a scriverci un libro prendendomi troppo sul serio, anche perché, come diceva qualcuno, fare filosofia dell'umorismo è come analizzare e sezionare una rana, cioè interessa a pochi e la rana muore. Quindi non fa molto ridere, di solito insomma parlare seriamente dell'umorismo rende tristi e non allegri. Però in realtà i legami sono molto stretti fin dall'origine, non perché i filosofi siano stati in grado di capire cosa fa ridere, che cosa c'è nel riso, che cosa significa fare dell'umorismo, ma di solito perché sono stati derisi, presi in giro, oggetto di umorismo. E la cosa è molto interessante, la faccio breve con una storiella che racconta Socrate ai suoi amici filosofi dicendo: state attenti, perché il primo filosofo, Talete, mentre camminava, guardava in aria, cercava di capire la legge dell'universo, di leggere i massimi sistemi, e guardando in alto non si accorge che di fronte a lui c'è una buca e cade nel pozzo. E la prima scena della filosofia è una servetta tragia, una ragazzina che sta lì accanto, che ride di lui e dice: ah, sei tanto bravo a porti le grandi domande, ma poi non riesci a camminare normalmente per strada. Quindi l'umorismo, più che essere oggetto di filosofia, serve al pensiero, perché quando ci lanciamo in verità assolute, no? Ci concentriamo sui massimi sistemi, ecco che la risata ci ricorda che ci sono anche altri temi, c'è anche la vita, c'è anche la terra, c'è anche la concretezza, che alle volte, se pensiamo di trovare una verità assoluta, ci sfugge. Quindi la cosa più interessante, secondo me, del binomio filosofia e umorismo è proprio questo, che l'umorismo ci mette in guardia dalla presunzione che troppo spesso gli intellettuali hanno di, diciamo, cucinare per noi delle verità assolute. L'umorismo ci dice: no, attenzione, perché l'inciampo, l'errore, la caduta, la ferita è dietro l'angolo, e quindi ci riporta un po' con i piedi per terra. Quindi i filosofi dovrebbero non tanto fare dell'umorismo, perché non lo sanno fare, no? La cosa bella è che il senso dell'umorismo è difficilissimo trovarlo, sia produrre umorismo ma sia capire l'umorismo, mentre purtroppo il senso della serietà è molto più semplice, anche banale, se così vogliamo. È anche quello del ridicolo, no? Senza, esatto, che poi gli opposti così. Valerio, ho notato che questa storia di Talete non hai riso, lì bisognava forse, cioè, cos'è, perché non ti ha fatto ridere Talete che cade nella buca? Cioè, non l'hai capita, oppure è un genere, diciamo, di comicità che non prediligi tu? Innanzitutto
Innanzitutto buongiorno. No, sono cose anche interne, scusate, perché dobbiamo... Si sente? No, sì, volevo iniziare ogni risposta dicendo innanzitutto buongiorno. Sì. E, no, la cosa di Dalete l'ho ascoltata con attenzione perché mi chiedo se sia successa realmente o... E non ho riso perché comunque è una persona che si è fatta male. E non essendo mai stato bravo in filosofia, non so neanche se essa sia stata poi il decesso effettivo di Dalete, no? Cioè è stato un episodio, ok. Allora no, allora potevo forse anche tradire un risolino, cosa che non ho fatto per rispetto verso Dalete. E della filosofia. E di quello che è della successo. Filosofia tutto. Ma perché si diventa comici di professione, Valerio? Nel senso, voglio dire, quella della risata ci appartiene appunto il genere umano, noi ridiamo, anche gli animali, come dicevo prima, poi però c'è qualcuno che dice, vabbè, allora fammi sfruttare questa cosa qua per cui voglio diventare un comico. Tu ti riconosci innanzitutto in questa definizione o pensi di essere invece chissà che... Io so, il comico non mi appartiene, è troppo poco, no, diciamo. Sì, sì, esattamente così. Esatto. E tant'è che stiamo al Festival della Letteratura e non al Festival dei Comici. E quindi già okay. Che sto qua mi permetto di dire che comico forse sì, ma non solo. No, e credo stavi che per sia... dire un'altra cosa, stavi, poi ti sei fermato come artista. Se stessi schiacciando delle uova, tipo non stavo qua alla Sagra del Carciofo, allora poi ti chiamano pensavo... quelli, i produttori del carciofo, poi mi sento offeso dal fatto che tu hai detto la cosa... No, no, sì, infatti ho detto il Festival del Comico, che credo che non esista. Sì, perché esatto, siamo salvati dagli attacchi social. Almeno nel mio caso, io a parte ci sono arrivato abbastanza tardi con l'età, quindi ho fatto tutto per cercare di costruirmi una professione che fosse qualcosa di più dignitoso da dire in famiglia. Sai, faccio l'autore televisivo, quindi ho iniziato come autore, che era più una cosa... Scaldare un po' la situazione in casa, così... Una cosa accettabile. Sì, ma anche per me, più per uno snobismo mio autoindotto. No, diciamo che è sempre stata forse un qualcosa che nasce dalle frequentazioni, da tutti gli amici che hai, sin dalle elementari, medie, liceo, e anche all'università mi sono sempre circondato da persone che come me cercavano di rifuggire dal prendersi sul serio, per paura di risultarvi ridicoli in quella situazione lì, della troppa seriosità, e quindi un po' come arma di difesa io, perché poi ci ho costruito una sorta di professione, però anche tutti i miei attuali amici comunque non è che hanno una particolare predisposizione alla seriosità, quindi ogni cosa tendenzialmente è costellata di surreale, di follie, e poi diventa una professione dal momento che comincia a trasformarsi in un'entrata economica. Allora a quel punto dici, vabbè, ma sai che c'è? Amici, voi fatelo pure al bar, io calco i teatri. Però sì, anche un po' cose che vedi, cioè ne parlavamo ieri sera, sì, abbiamo fatto una cena assieme. Ne parlavamo ieri sera, magari vedi cose in TV. Innanzitutto buonasera, sì. Sì, questo è quello che avevamo detto ieri. Sì, sì. Vedi cose in TV in qualche modo, un po' per il concatenarsi fortuito degli eventi, un po' per la tua scelta, vedevo cose, telefilm, trasmissioni, che non mi piacevano per niente, altre che invece mi piacevano molto di più ed erano quelle dove la comicità veniva trattata in maniera seria e non ridicola. Allora ho detto, ah, figo questa cosa, ho cominciato a scrivere cose in quello stile lì. E poi è diventato questo qua. Qualcuno le ha trovate, ha detto, ma sai che tu potresti... E poi... E oggi sei qua. E ora sono qua. C'ero pure l'anno scorso, eh. Ah, pure? Sì, sì. Ma perché lì come autore ti sei presentato lì l'anno scorso? Lì Valerio lo scrittore. Quante copie hai venduto l'anno scorso? Basta, siamo sull'ordine della quest'anno? Decina. Quest'anno, beh, non lo so. Però magari... Non c'ho un'app che mi tiene... Nel firmacopie possiamo ritirare fuori i volumi della... Ce l'abbiamo? Sì, dei... sì. Sì, ce l'abbiamo. Spero sì qualcuno abbia provveduto a questo. Quindi insomma si può mettere insieme un po' di cose. Vabbè. Senti, stessa domanda Marco, tu cioè, come ti sei... come hai cominciato diciamo, ecco, a fare, posso usare questa cosa, insomma, comico, a dire, nel senso, erano il finiti i concorsi alle poste, per cui uno dice, vabbè, mi metto a fare questo, provo così, vediamo che succede. Oppure uno ci si ritrova, ci si sveglia un giorno e dice, ma guarda, sono già diventato questo e non l'ho manco deciso, per dire, no? Strada facendo, eccomi qua.
Valerio prima, abbiamo fatto una piccola riunione. Cioè, oltre alla cena ieri la riunione, ecco, cioè, io alla cena non c'ero, già me lo del culo questa cosa, che io ma non perché c'ero, non sei voluto venire tu? Perché... Certo, sì, scusa. Valerio prima, in questa riunione, un bel tavolo di riunione dove ognuno di noi aveva un blocco di fogli, proprio, ha disegnato e io mi sono accorto che lui è un disegnatore. E al disegnatore, strano, non gli si chiede tu come hai deciso di diventare disegnatore, perché praticamente ce nasce. Aspetta, so se... come hai deciso di diventare disegnatore? Bravo. Guarda. No, scusa. Sì, è così, inizi a disegnare da ragazzino, io guardo te per sapere se è la stessa, lo stesso percorso, e poi a differenza, perché tutti i bambini disegnano, tutti, chiunque ha figli, sai che i ragazzini disegnano, prima di parlare, quasi, prima di scrivere. E il disegnatore è quello che non si ferma, continua, perché come avrete verificato nel mio caso, ha difficoltà ad esprimersi a parole, quindi continua a disegnare. E per me la comicità funziona nello stesso modo, cioè si nasce con l'istinto del poeta comico, perché è una qualità poetica. Tu noti nella realtà che ti circonda delle connessioni fra delle cose che ti fanno ridere, o come fa il poeta, quello classico, che ti commuovono l'animo. Ecco, il comico è più portato a notare cose che ti facciano ridere, ma questo da sempre, da ragazzino, perché immagino che i comici grandi che ho qua vicino a me abbiano iniziato facendo ridere gli amici oppure i parenti. Sì. Non lo so, io ero quello meno comico a casa. Cioè, io vengo da una famiglia, mio padre aveva 12 fratelli pugliesi. Addirittura. Quando dico pugliesi, potrebbe... come se ci metto il turbo. È proprio un di più sulla comicità. E nelle cene di famiglia che si realizzavano periodicamente nelle feste comandate, era un massacro, non ne uscivi vivi, le vittime eravamo noi, non è che facevamo comicità su altri, eravamo tutti là, su chi fa. E quindi lì io ho sviluppato fortissima autoironia, perché devi imparare ad abbozzare. È un, ho ereditato, rubato un senso per alcuni meccanismi della comicità. Infatti quando mo la storia di Talete, a me cosa ha colpito? Che questo invece, che lì nasce la satira. Perché non è solo la comicità, la serva, servetta di Talete, fa satira su di lui. Infatti mi sono chiesto quanto è durata dopo. Cioè, dopo che tu vedi il tuo diciamo padrone, chiamiamolo così, si è chiamata servetta, lui è il padrone, che casca nella buca e tu ridi, dopo esce, lui ti dai 7 giorni. Cioè, non è che quante risate ci siamo fatti, io non so quanto fosse autoironico, Talete, ti ammazzo, ma è venuto da ridere pure a me. Guarda l'omero, no, qua c'è il femore, l'omero. Quindi in quel momento nasce la satira e l'umorismo porta con sé questa complicazione, che è pericoloso, cioè usare lo humor ti mette in una posizione di rischio sempre, sia di prenderle da tua madre, scapaccioni, che a me è successo continuamente, e sia di andare a sfrovoliare. La sto facendo lunga? No, ma tranquillo. No, mi sono portato... Dopo. Sì, adesso poi ci facciamo, facciamo anche degli esempi pratici. Okay, sì, no, ma appartenete anche voi tutti a quella categoria di persone che dice pur di fare una battuta sono disposto appunto a perdere il lavoro. No, questa cosa che stai dicendo tu, nel senso che è capitato spesso... Quello è lo scavalco. Se tu... per il gusto di una per battuta, non rinunciare a una battuta sei disposto... Ti fai cacciare dalla classe, ti prendi una legnata sulla schiena o rischi un licenziamento... Allora sai che il tuo destino è quello di... E quindi c'è stata quella come linea di demarcazione per te, da quel momento, dal momento in cui non hai saputo trattenere una battuta magari appunto in classe, sì, hai capito che questa era la tua strada. Ho abbandonato strada. La scuola. O te l'hanno fatto abbandonare perché appunto... Non ci siamo incontrati su alcune cose. Mettiamola così. Ho abbandonato la famiglia, 17 anni, ho cominciato a lavorare. Dopo un po' mi sono presa la partita IVA, perché... sotto padrone duravo poco, quindi per definizione il comico è freelance, cioè autonomo, lavoratore autonomo, perché sì, deve correre dei rischi. Eh sì,
quindi al massimo se caschi, caschi tu con la tua partita IVA e non un'azienda, diciamo, che sta sotto di te. Che ci vuole oltre a, non so, stavo guardando te, però faccio la domanda a Lucrezia. Cioè, insomma, fosse un'ordine circolare. Dei rischi, poi quali sono le, che ci vuole? L'autoironia per far ridere, cioè l'autoironia è fondamentale, se non parti da ridere di te stesso fai fatica, diciamo, a ridere degli altri o a far ridere degli altri. Può valere per tutti e due. Vai Lucrezia, che ti vedo... Ti lui vedo. Guarda me, la parola a testa. Sì, mi vedo in difficoltà questa domanda. No, intanto volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che diceva Valerio prima. Non rido per non far... perché mi dispiace per Talete. E è il punto di partenza di uno dei saggi più belli sull'umorismo, che è Il riso di Bergson, che parte da questo quesito. Perché ridiamo nel momento in cui vediamo uno scivolare su una buccia di banana? Cioè, quello si è fatto male. Stai in una situazione di difficoltà perché tutti ridono. Il senso è proprio questo, che l'umorismo nasce molto spesso anche da un'azione crudele, intanto da un gruppo, cioè non rido da solo ma rido con altri di te. E poi si ride di una mancanza dell'altro, no? Quello che non vede l'ultimo scalino e scende e inciampa. E in quel modo esorcizziamo anche il nostro limite, perché tutti siamo marionette che inciampano, però in quel momento non ci siamo noi sotto gli occhi di tutto, e quindi insieme agli altri, un po' crudelmente, dice Bergson, ridere è un'anestesia del cuore, cioè interrompiamo l'empatia, cioè non ci sentiamo come lui ma ci mettiamo a distanza. Questo è interessante. Sicuramente nell'umorismo c'è una forte componente di autoironia che mette sotto i riflettori il comico stesso, no? Pensiamo alla figura del pagliaccio che fa ridere perché è goffo, perché inciampa, perché si fa male di fronte agli altri che ridono di lui. Quindi c'è questa componente alle volte anche un po' sacrificare, cioè io mi sacrifico di fronte agli altri, mi metto alla berlina, no? Faccio ridere gli altri esponendo anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Forse se non c'è questo, e non sempre c'è, no? Se non c'è questa capacità di, come diceva Valerio, di non prendersi troppo sul serio, allora si rischia di fare un umorismo impegnato che non fa ridere ma ci posiziona solo dalla parte giusta. E chissà se la servetta tragia alla fine ha subito qualche conseguenza. Però c'è una cosa bella, cioè quando le donne hanno iniziato a fare filosofia, molto tardi, perché prima appunto dovevano occuparsi della casa e di altro, sono partite da lì, cioè dicendo sì, voi uomini ci avete escluso dalla stanza del pensiero, ma alla fine noi con una risata ci riprenderemo lo spazio, perché poi quelle cose concrete di cui ci siamo occupate torneranno all'attenzione di tutti, quindi alla fine... Forse una quindi, la genesi della comicità è femminile, contrariamente a quello, no, nel senso che poi no, tendenzialmente noi sono più comici maschi che... Tu tornavi dalla caccia. Tornavi dalla caccia. I primitivi, cioè le donne, cioè, diciamo, vedi sto coglione. Gli avevo chiesto di prendere il dino. Ti ho detto la lepre, mi porti la cazzella. È lì che nasce. Adesso poi abbiamo anche dei contributi. Posso? Ce n'hai qualcuno? Allora, lo lancio subito, perché vai. Rientrando sul discorso dell'autoironia, esatto, e della comicità, è necessaria l'autoironia per essere comico, assolutamente, altrimenti sei solo spiritoso. Ci sono le persone che hanno zero autoironia, però hanno una risposta pronta sull'altro, quelli sono molto spiritosi ma poco comici, poco ironici, e vorrei parlare di Renzi in questo momento. Allora, va bene. Premetto. Faccio una piccola digressione. Prego. Voglio specificare che applicheremo a questa ora di chiacchierata il manuale Cencelli della satira. Allora, toccheremo tutto l'arco costituzionale e non soltanto parleremo di Renzi, quindi partendo da qui tutti quanti, ma a ognuno verrà, secondo i sondaggi, diciamo, correnti, data una serie di battute corrispondenti alla loro percentuale, per cui sentirete una battuta su 4 su Fratelli d'Italia che sta attorno al 25%, una battuta su 5 sul PD che sta poco sotto, insomma. Quindi tanto. Su Renzi ne parliamo ora e basta. Renzi basta, è finito. Allora, premetto.
Aspetta, scusa, dico. Prego. Renzi è un leader, tu so che non fai satira politica, Renzi è un leader politico. Quello toscano, il sindaco Renzi. È prima quello, sì, però dopo sì, ha fatto... PD. No, dopo ne ha fatti altri, così. Però ho capito chi è Renzi. Hai capito? Sì. Meloni c'è presente? Fratoiani non so chi sia. Sentiamo. Sì. Dicevo, premetto che ci conosciamo io e lui, per cui non è che sto parlando di una figura che non so come sia, quindi lo dico con competenza. Appunto, Renzi è poco autoironico. Io ho portato qui alcuni cartoon di quelli che disegno. Uno di questi è su quando Renzi era presidente del Consiglio. Le cose andavano bene, diciamo, noi avevamo avuto PIL negativo per anni e lui, in quel momento in cui era presidente, vantò una crescita dello 0,01%. Cioè, una roba. Però comunque era positiva. Un'altra cosa che accadde è che ci fu una specie di contratto su Alitalia che sta sempre nei guai, no? Mi sembra con Etihad, adesso non ricordo, potrei dire una sciocchezza, comunque ci regalarono, non so, un aereo a scopi istituzionali che era una roba inguidabile, cioè noi non avevamo piloti per portarlo, era così grande che non entrava nell'hangar, cioè tozzava con le ali. Era una cosa, poteva star fermo, non poteva decollare, nessuno lo poteva guidare, ed era un aereo di cui però Renzi si vantava perché poteva andare ovunque in America senza mai fare scalo. Ecco, io ho immaginato l'interno di quell'aereo con Renzi dentro. Devo chiamare la regia per lanciare il cartoon. Simone è giusto? Si chiama Battlestar, l'hai indovinato. Ecco. Come aver ricevuto l'Oscar, eh? No, c'è tutto qua, c'è, è struggente questa cosa, visto? Pensato all'Overlook Hotel, poi quando stavo al tavolo lungo, poi c'è stato qualcuno che recentemente invece, quando ho seduto... sul tavolo quello lunghissimo, quello lungo abbiamo pensato tutti a Putin, sì, esattamente, quindi hai anticipato. Putin si mette a gettata di polonio, cioè lui sa che la spruzzata più di tanto non arriva, cioè è tutto misurato. Esattamente, sta rischiando. Non dovevo dirla, caro Valerio, dimmi tutto. Ti dico, allora ripartiamo dall'autoironia, che è appunto una domanda che avevi eluso, insomma, facendo rispondere Lucrezia al posto tuo e sperando che non l'ho concessa, non l'ho eluso. Però adesso, no, ripartendo un attimo da, cioè, non so perché mi viene di associare al discorso anche della coerenza, cioè per un... Cioè, si dice solo i cretini non cambiano idea, però certo, se la cambi una volta a settimana e dici cosa diversa, insomma, quella può essere, sì, anche forse non è, no? Coerenza. Per un comico invece la coerenza è importante, oppure diciamo anche lui può smentirsi, insomma. Che ma dice? Guarda, approfitto perché posso rispondere sia alla domanda di prima che a questa insieme. Mi farebbe piacere. Quindi faccio risparmiare tempo. Sì. No, secondo me la cosa è solo i cretini non cambiano idea, comunque una frase forte. Però no, è legittimissimo cambiare idea anche radicalmente sulle proprie posizioni. Infatti tutto sta a insistere poco sul proprio credo. Cioè, se io non mi batto per nulla, se tra un anno cambio idea, non è che dico, ma fino all'anno scorso non dicevo niente. Basta dirle così. Sì, cioè, difficilmente mi senti prendere una posizione, ma non per pavidità verso gli altri, proprio per me. Perché io oggi magari posso pensare una cosa e tra un anno scopro che o non la penso più o è cambiato il mondo intorno a me, quindi evviva il cambiare idea, ma proprio, così, proprio al volo, e anche per convenienza, ma che scherzi. Tipo, cioè, non so, ma, c'è un esempio, immagino. Ma sai quante volte è capitato pure a te, immagino, a tutti voi, di pensare male di una persona, poi la conosci, con te è gentile, dici no, ma guarda, te devo dire, alla fine coso... Salvini. Sì. No, ma infatti io il motivo per cui spero di non conoscere mai di persona alcune persone molto, molto potenti, perché io non metto in dubbio che anche un Putin magari un giorno ti offre un caffè, dice però è stato gentile. Ma tutto sommato. Ma anche perché, no, vabbè, a parte Putin non lo conosco, non mi permetto. No però Salvini per quanto... sì, invece. Salvini ha fatto anche cose buone, pare. Vabbè, ha fatto qualcosa.
se vuol dire di tutto. Con Salvini abbiamo compensato il Renzi di prima, funziona così. È vero. Sì. Sì. Allora, rendo difficile il tutto, Casini. Vedetevela voi dopo. Fantastico. Dopo dovete risolvere questo problema. Io ce l'ho, posso fare un esempio pratico. Casini antipatico, anche una presa di posizione. No, in quanto riguarda l'autoironia o l'ironia, secondo me è fondamentale, ma non per essere i comici, ma in generale, cioè secondo me l'ironia o l'autoironia è come, adesso faccio una metafora molto carina, è come il basso all'interno di una band. Cioè lo senti quando non c'è e quindi... Questa è molto bella. Questa arriva. Stasera non credo sia la prima volta che dico questa frase, me l'avevo già detta una volta, mi era piaciuta, ho detto a un qualche festival io la rimetto dentro, ma la spiego anche a chi non capisce di bassi. La questione è che l'autoironia non è che serve per essere il comico, per essere quello brillante, secondo me serve per rendere accettabile un po' tutto, anche un film drammatico, se pecca di un'eccessiva assenza di autoironia diventa patetico. E anche un cantante che fa canzoni d'amore o canzoni impegnate politicamente, qualsiasi cosa, se si vede proprio che manca una sorta di minima autoironia, di prendere non eccessivamente al 100% per oro colato quello che lui stesso sta dicendo o facendo, a me risulta proprio stucchevole. E infatti prendi, senza fare tanti esempi, ma prendi tante cose buone che l'arte o quello che è ha prodotto, è difficile che trovi cose dove proprio manca un elemento ironico, cioè dai grandi cantautori ai grandi registi, trovare proprio un'assenza di perché poi ironia non l'associo per forza a scherzare, non so neanche cosa significhi effettivamente, cioè la definizione. Infatti è notato come ho guardato lei quando ho pensato come definiamo l'ironia, e al contempo, e qui torniamo al discorso del cambiare idea, io sento un po' il peso della troppa non autoironia ma ironia su tutto, cioè il fatto che non solo gli addetti ai lavori sentono questa esigenza di fare la battuta, ma chiunque, cioè se leggi su Twitter o su ovunque una notizia che può essere anche scoppiata una guerra, ci sarà sempre l'operazione simpatia, il commento sagace, la trovata pittoresca per dire però guarda qua che t'ho trovato qua nel buio del dramma, io riesco a trovarti un fiore. A me sta roba, io vorrei un po' di anche di torpore e di giusta angoscia, cioè nel senso non ci riusciamo a vivere un dramma con serenità, cioè c'è il Covid, scherziamo sul Covid, c'è la guerra, Putin, pure io prima ho detto Putin. Ma prendiamo un attimo, cioè, durante il nazismo come facevano? Facevano le battute su Hitler? Secondo me no, secondo me si cagavano sotto. Non lo so, cioè, non pensi che... No, sto pensando che... Speriamo che l'applauso non sia per Hitler. No, secondo me... No, c'era... No, secondo... Vabbè, insomma, sì, sicuramente, invece, secondo me, quando la vivi in prima persona, perché questo è l'atteggiamento che fai quando stai comunque che la cosa non ti tocca. E quindi è giustissimo, condivido. Quando invece cosa ti tocca, secondo me l'ironia e la battuta, la comicità ti salva un po' dal gravame della cappa di piombo che c'hai addosso, quindi credo che magari qualcuno che ha sofferto in prima persona quello che il nazismo, il nazifascismo ha proposto, forse ci aveva bisogno invece di ridere per salvarsi un po'. Però no, stavo pensando invece alle sfaccettature, perché questo è un taglio, no? Di una prospettiva. Dall'altra parte sembra invece che non si possa più ridere di... Cioè, appena fai invece una battuta su cose che sarebbero innocue, se c'è subito qualcuno che si erge a paladino di quella categoria, e qua forse entriamo nel mondo del politically correct. Cioè, da una parte magari si ride delle cose che invece non dovrebbero far ridere, e dall'altra invece si prendono sul serio cose che invece potrebbero passare tranquillamente. No? Su questo sentissi anche tutti e tre. A me non funziona il microfono. Adesso è stato tacitato. Ma perché sta materia... Non vuoi... Delicatissima. Delicatissima, quindi siamo nel politically correct. No, così. Sì, no, però ci riconosciamo che... di diventare delle pentole a pressione a forza di comprimerci, di stare sempre nell'alveo di quello che si può dire e non si può dire. Poi
uso una ardita metafora che dico che a forza di stare sempre appunto questo nei ranghi, poi magari ti svegli la mattina e prendi in Kalashnikov, come succede appunto nei posti, e vai nel supermercato e spari a tutti, perché c'è troppo... Il problema è il contesto, è il contesto. Cioè, nel senso, io faccio una vignetta, è contenuta all'interno di quella che è riconoscibile come vignetta, quindi tu sai che lì io sto scherzando, sto giocando anche su un tema delicato. Poi però quando mi fanno notare, guarda, quel tema delicato che tu affronti scherzando è sofferenza per tanti, allora, e io lo capisco, cioè, quindi la seconda volta, la seconda vignetta ci sto più attento. Però poi, procedendo così, tu vedi che le sensibilità sono infinite e tutte quante importanti, significative, e ti porta quasi a esercitare una censura preventiva, come scriveva pure Serra, insomma, su te stesso, che può essere un problema dopo, no? Per non sbagliare te la tieni per te, cioè, no? Dici, questa io non la diffondo, la disegno ma la tengo per me. Io non so dove è il... Sono un ragazzo del secolo scorso, quindi sono cresciuto negli anni Ottanta, in cui potevi dire delle robe da andare in galera, sì, oggi. Sì. Delle cose terribili, cioè guardavamo dei programmi da colpo grosso, c'era sessismo, proprio fammi l'elenco di tutto ismo, c'era. Eppure siamo sopravvissuti, voglio dire. Certo, no, il bello è che col politicamente scorretto, io vedi come te la porto, oppure facciamo, perché c'è un altro cartone, lo vediamo dopo. No, vai avanti, perché poi lo senti pure... Sull'umorismo, sul politicamente scorretto, è venuta su una forza politica proprio figlia di un comico. Cioè, io mi ricordo che Grillo, anche lui lo conosco personalmente, ci ho lavorato, quindi amici, quindi io non sto parlando del nemico. Dicevo psiconano, cose del genere, che oggi Brunetta, hai visto, si è andata a lamentare, mi hanno sempre detto che sono bassa. Quindi cambiano i tempi, cambiano, ma non è che cambiano le sensibilità, cambia la percezione di questo tipo di cose. La sto a fare troppo seria, io volevo farvi vedere un cartone su Grillo. Adesso aspetta, ma andiamo subito. L'autocensura, insomma, il fatto che poi dopo l'espressività non prenda lo spazio che deve avere, insomma, è sicuramente una contrazione, no, della capacità nostra che abbiamo, proprio di una capacità intellettuale. E quindi voglio dire, portando all'estrema conseguenza di tutto questo, nessuno si esprimerebbe più perché c'è paura di andare a ledere questo o quell'altro, ma appunto siamo sopravvissuti tutti agli anni in cui si poteva dire tutto, e anche quegli anticorpi lì, no, ti forgiavano e ti permettevano poi di leggere in quello che ti capitava, di sviluppare anche autoironia quando eri magari oggetto di qualche... Ma sai perché manca un patto sociale, cioè un patto tacito, patto per cui tutti noi sappiamo che quella cosa è sbagliata, però ora io che faccio questo mestiere ci scherzo. Ed è questo quello che fanno gli stand-up comedian, molto, molto più quelli stranieri, no? Quelli famosissimi, Louis C.K., perché c'è il patto che quello su cui io sto scherzando, tra me e il pubblico che mi guarda, lo diamo per scontato che è una carognata. Un altro comico famoso di cui mi sfugge il nome ha fatto proprio l'esempio hitleriano, no? Che adesso non lo ricordo, guarda, sempre o un inglese o un americano. Perché c'era il patto che comunque il nazismo era... diamo per assodato che sia così. Oggi invece qual è la questione? È che questo patto non c'è. Cioè, io lo dico per scherzo, è quello che mi viene contestato a me. Guarda che c'è gente che invece lo dice sul serio, oggi, qui, mischiata tra di noi. Quindi quando tu fai quella battuta, tu e quelli che la pensano come te, che danno per assodato che quello sia un problema, ridono. Gli altri ridono in maniera diversa. È quella la fregatura. Grazie. Volevo aggiungere solo una cosa. Tu hai citato il contesto, no? Ma secondo me questa è una chiave per interpretare il tema, cioè la morte del contesto
causata anche da nuove forme comunicative, cioè io quella battuta non la leggo nel contesto della nostra chiacchierata in cui è inserita in un certo discorso, la prendo, la taglio, la estrapolo e a sé stante fa arrabbiare una marea di categorie che magari in presenza avrebbero capito il contesto, cioè la morte del contesto forse è una conseguenza. Quello che diceva Valerio, quello che diceva Valerio anche, cioè che della comicità si appropriano figure, ecco, che non sono comici, per cui quando la battuta la fa il politico non è che è uscita sul giornaletto Il Male dove c'è sta solo la satira, certo, ma ti arriva da una persona che ha delle responsabilità istituzionali e se ti fa la battuta scorretta quella può arrivare come direttiva politica, sì, sì, che fa ridere, che però ha un senso vero, che incide su... Sulla questione del prima si poteva scherzare su tutto, ma siamo sicuri davvero? Cioè, esempio, Umberto Eco ci ha scritto un libro, no? Il nome della rosa, raccontando di un mondo in cui non solo non si può scherzare, non si può ridere, ma alcune categorie serie, il potere, la religione, Dio, lì su quelle cose non si può scherzare, pena la morte, perché chi tocca il libro... Certo. Del secondo libro dedicato alla commedia di Aristotele muore, spoiler sulla conclusione, ma il libro ormai è uscito da... Vabbè dai, ci sarà qualcuno che... chi di voi non ha mai letto... Ma l'abbiamo letto tutti, ma dai, dai, sì. Cioè nel senso che il distinguere su cosa si può scherzare e su cosa non si può scherzare è un confine poroso che si è molto spostato, forse molto in avanti con il tempo, perché c'è stata una fase in cui solo il buffone del re poteva dire la verità sul re e scherzare su di lui. C'è ancora una gran parte del mondo in cui scherzare vuol dire rischiare la vita, parlando del nostro amato Socrate da cui eravamo partiti, che era maestro d'ironia, perché l'ironia è pungente, dà fastidio. Che cos'è l'ironia? È il tafano, no, sulla coda del cavallo che dà fastidio, il moscerino che non ci fa camminare tranquilli. La fine che ha fatto la sappiamo tutti, perché a forza di prendere in giro chi si credeva saggio, chi si credeva sapiente, chi appunto si prendeva troppo sul serio, poi a un certo punto Atene l'ha messo da una parte e ha detto no, finiscila di scherzare e bevi la cicuta. Questa Valerio non sapeva manco questa, cioè hai fatto due spoiler, il nome della rosa alla fine di Socrate, ti sta rovinando tutto, vale. Anche Socrate. No, Socrate, certo. La cosa, il veleno, la moglie Xantippe, se non sbaglio. Bravo. E con questa... Vediamo... Sì. No, volevo... Sì, sì, prego. Sì. No, no, no. No, introducimi. Ti introduco? No, adesso sì, vediamocene alcune di queste, sennò poi il tempo finisce. D'accordo. C'era questa cosa su Grillo, dicevi? Sì, c'era Grillo. Così. E poi riprendiamo un attimo. Questa diffusione della comicità è un pochettino come è stata quella della musica. Prima la musica la facevano i musicisti. E mo la fa pure Valerio Lundini. E mo la fanno tutti. Io, e mo la fanno tutti. Però io nasco. Io come tutti i comici nasco come musicista fallito. Anche tu. Come gran parte dei, non tutti. Io pure. Puoi te. Infatti ogni tanto puoi te vedo questa chitarra. Ci troviamo là con la chitarra. Ti metti là. Sì, tu sì, questo sì. Pianoforte. Sì, lo so. È così. Me lo fanno tutti, Sono i momenti peggiori degli spettacoli, quando l'attore fa, va bene, adesso... E ora vi faccio sentire un pezzo che... Che non mi frega niente, serve solo a lui. Sto pensando a te mentre dico questa cosa. Ma no. Anch'io stavo pensando a te. No, in realtà te. Pensavo ad altri, non pensavo a te. Cioè, calza con me e con te, ma pensavo anche ad altri. A Lillo hai pensato? Eh? A Lillo hai pensato? A Lillo? No, perché Lillo comunque non lo fa. Però no, tanti la fanno sta cosa. Beh, pure Benigni lo faceva. E poi c'è sempre l'omaggio. Lillo del corpo sciolto, sì, faceva sì. La chitarra e tanti altri pezzi. Sì. Ma no, la musica... Pensando ad altri, vabbè, pure c'era Nuti, sarà perché... Vabbè, no, torniamo, basta. Che ci dici? Sì, ma scusa. Insomma, oggi la comicità, tu più che inventarla, io parlo come autori, quello che faccio io è una grande fregatura nel mio programma, la raccolgo, cioè io vado sul web, nei social e raccolgo battute micidiali, sì. Fatta da un impiegato delle poste, un elettrauto, cioè chi non fa il lavoro di comico, perché il meccanismo della comicità si è diffuso ed è potuto arrivare
al grande pubblico attraverso i social. Il popolo dei social, che oggi domina la campagna elettorale, sono quelli a cui parli, non te vai più a fare i comizi, fai sui social e ti vanti non di quante persone c'erano in piazza secondo te, secondo la questura, ma di quanti follower hai fatto quella volta, che la questura lampo fa niente. Quindi, però i primi ad aver intuito il valore del popolo dei social sono stati Grillo e Casaleggio, che loro lo nominavano sempre, anzi gli davano delega delle decisioni, cioè qualsiasi decisione, qualsiasi presa di posizione politica andava discussa prima col popolo dei social, col popolo del web, lo chiamavano all'epoca, e ho fatto questo cartoon, popolo del web, popolo del web. Vabbè, diciamo il contesto è chiaro, no? Uno dice adesso faccio appunto comicità e quindi all'interno di questa convenzione si dovrebbe accettare tutto quello che c'è dentro, no? Ma allora per esempio parliamo di Charlie Hebdo, cioè lì pure il contesto è definito, no? Si fa satira, si può fare satira su tutto, si dice sempre, no? La comicità, tu com'è che dici a casa della corda dell'impiccato, cioè si può parlare di corda anche a casa dell'impiccato, purché funzioni, mi pare, è una roba tua, è scritta, sì. La riconosci? Ah, di corde a casa dell'impiccato, ho capito, di corna a casa dell'impiccato, no, di corna, di corda volendo, a casa dell'impiccato, sì, però... ma poi quante volte capitano questa situazione? Se ci pensi, tu no? Tu quanti impiccati conosci? Ma io ho 36 anni e ne avrò conosciuti 4. E comunque non è difficile che vai a casa di questi e parli poi di un tema così settoriale come la corda. Sì, beh, almeno che tu 36 anni mi sarà capitato 2 volte. Ma magari lo salvi qualcuno, tu entri, bussi, scusi, buongiorno, poi vedo che c'ha il sì, cappio. Sì, però guarda, se ne parli in ambito navale, io credo che anche la signora coniuge non è che dice no, che è un altro discorso. Chiaro, no? Cioè diceva di questa corda qua per una imbarcazione di un determinato peso, così lei non è che fa, guardi, abbia pazienza, mio marito si è impiccato adesso peraltro. E non è bello, no? Sì, sì. Però Lucrezia, appunto, allora lì come funziona? Nel senso, noi, no, appunto, quando tutti Je suis Charlie, quando è successo appunto la strage, poi Charlie Hebdo ha fatto una vignetta sul terremoto, appunto, su Amatrice, e allora lì abbiamo detto no. Cioè, allora qual è la cosa? Finché una cosa non ti tocca o riguarda cose, insomma, elementi, fatti che ci toccano in linea di principio, siamo più possibilisti, quando invece una cosa ci tocca più da però, vicino, scusami, allora la satira non vale più. Però gli abruzzesi non è che gli hanno sparato, è quello. Cioè, è una chiave di lettura. No, cioè i musulmani hanno sparato, gli abruzzesi al massimo hanno detto... Sì, sì, no, ma è chiaro, adesso... No, no, per dire che è chiaro che uno non è che condanna la battuta dei Charlie Hebdo, cioè uno... No, no, cioè condanni quelli che sparano. Ma è chiaro, vabbè, è ovvio. Ma magari... No, no, mi riferisco però a come non c'è una regola e quella... No, era per difendere gli amici musulmani... E gli amici se c'è abruzzesi quella regola, e tu a quella regola reagisci in maniera diversa, poi con gradazioni diverse ovviamente, però voglio dire, allora no, la battuta mi trova d'accordo in realtà, nel senso ma che sì, ma trovo d'accordo tutti, la cosa ovvio che non è, non si può più dire niente senza conseguenze, no? Perché alla fine anche il comico si prende la responsabilità della sua battuta e magari, appunto, come in occasione del terremoto, si prende una shitstorm al massimo, no? Oppure viene per una settimana sui social, viene costantemente insultato, poi la cosa passa sotto, viene dimenticata e tutto ritorna alla normalità. Sì, invece sì. Con Charlie Hebdo è successo qualcosa di diverso, cioè lì si tratta di un fondamentalismo che non sopporta l'umorismo. Un caso, diciamo, molto più recente, ma sulla stessa linea, è il comico afghano ucciso, sì, certo, dai talebani, dove lì ci si scontra non con la questione del politicamente corretto, non con la reazione di
un gruppo indignato, ma ci si scontra con una realtà in cui non è possibile fare satira fino alla morte. Questo è chiaro, pure versetti satanici, anche se, però voglio dire, queste sono le conseguenze, però diciamo la regola in generale, no? Cioè, si può ridere, cambiamo la domanda, cioè, si può ridere di tutto? Si deve ridere di tutto? Oppure c'è qualcosa che invece diciamo che no, fino a qua puoi arrivare? Qual è il limite? Il cattivo gusto? Se c'è un limite? Il problema è che la risposta è relativa, cioè non c'è una risposta valida per tutti, perché per alcuni non si può ridere di tutto. E poi lì no, varia anche nella reazione. Però tutto sta lì. Nietzsche, che parla tantissimo della risata, addirittura dice che i filosofi dovrebbero, l'unica attività che dovrebbero fare è imparare a ridere, dice proprio questa cosa qui, l'umorismo, ciò che fa ridere o non fa ridere, ciò su cui si può ridere o non si può ridere, è relativo, è una convenzione e quindi è sempre legata ad un tempo storico, ad un contesto, ad un mondo, quindi non si può dare una risposta assoluta e per questo l'umorismo è sempre pericoloso, ha sempre a che fare, no, mi veniva in mente l'espressione iperbolica morire dal ridere, no, che diciamo esiste nella lingua da sempre, si può morire dal ridere, cioè per una risata eccessiva che ci porta alla morte, ma si può morire anche per aver fatto fare una risata a qualcuno. Quindi c'è questo confine poroso tra il ridere della morte e anche il morire per aver fatto una battuta, e questa cosa qui non può essere sciolta, perché appunto ogni satira, ogni comicità si prende un rischio. Umberto Eco concludeva quel libro di cui parlavo prima, Il nome della rosa, ormai abbiamo spoilerato la fine, però faceva dire a Guglielmo da Baskerville l'unica attività sana di chi ama gli uomini è far ridere la verità, perché far ridere la verità vuol dire tentare di liberare gli uomini dall'insana passione della verità. E questa cosa qui però è un processo inconcluso, perché poi aderire, no, ad un'ideologia, ad una verità diciamo in qualunque contesto è una tendenza che non si può eliminare, perché alla fine ci compatta in identità, in gruppi contrapposti ad altri, no, in amici e nemici. Quindi purtroppo il confine non possiamo stabilirlo noi, non possiamo dire si può ridere di tutto, perché poi ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo. Saper ridere, saper far ridere è un fatto culturale, siccome la risata dovrebbe tendenzialmente unire, nel momento in cui divide forse c'è il problema, va ricercato nelle idee abbastanza chiare su questa cosa, cioè, stranamente, perché ho dovuto rifletterci a lungo sul si può ridere di tutto, no? Perché poi di solito ho declinato sulla satira, cioè su quella, si può fare satira su tutto? C'è una satira sana e una satira meno sana, poi esce fuori sempre il discorso, la satira è quella che colpisce il potente, però io poi quando prendo in giro quelli che si riuniscono a Pontita con i corni in testa, sono gente come me, come noi, posso prenderli in giro loro pur non essendo potenti? Qua potenti sono tutti oggi, ogni volta che voti tu hai il potere di mandare quella persona lì, quindi io posso prendere in giro anche te elettore, non lo so. Poi c'è la satira, quella di destra, quella un po' più cattiva, no? Quella odiosa, quella che tu dici ma perché, te la prendi col debole, quella antisemita, quella contro gli ultimi, contro i neri. E io, più che porre il discorso così, fin dove si può ridere, a me se, osservando la satira, l'umorismo che c'è in una nazione, in un paese, io riesco a capire il grado di libertà, nel senso che se vedo che ci sono anche le cose più odiose, quelle proprio che dico oddio come fai a fare questa battuta, che possono essere pubblicate diciamo impunemente senza subire conseguenze, io so che quel paese c'è un grado di democrazia e libertà altissimo, per cui secondo me in ambito satirico e umoristico è un po' come il benessere delle paludi, te devi tenere le zanzare, i rospi, le cose che ti fanno più schifo perché sono segno che tutto l'ecosistema funziona. Ma se inizi a dire togliamo quei serpi, togliamo i rospi, togliamo le zanzare perché mi fanno schifo,
tu non sai poi quel togliamo, se inizi a mettere dei limiti in questo campo, comunque è una riduzione di libertà, anche le cose che a me non piacciono. Per cui io sono disposto a sopportare anche le battute più becere, più brutte, perché so che se lui può fare quella, io posso fare la mia. Bravo. Senti, visto che non abbiamo ancora coperto tutto l'arco costituzionale, ci abbiamo qualcos'altro per... per essere più... Sì. Un attimo che guardo, allora ce n'è una, ragazzi, io non è che me la prendo con i grillini perché ho qualcosa con loro, ma perché viene da una forma d'affetto, io ho voluto bene a tutti. Storicamente c'è sempre qualcuno che si presta meglio, no? Diciamo, a essere oggetto di satira. Diciamo che senza Berlusconi non avremmo vissuto, cioè molte generazioni di comici non avrebbero proliferato. Ancora c'è campa fino a oggi. Certo, ma infatti a parte e quindi abbiamo bisogno di questi sacche. Corda impiccato, si parla di morte, e dovrò ricordarvi ora un evento, almeno per chi vive a Roma, quindi non voi, è luttuoso. A Natale, quando era sindaca, Virginia Raggi, dice no, stavolta piamo l'albero evitando tutte quante quelle amicizie, quelle cose, piamo l'albero, ordiniamo, facciamo una gara, e prendiamo l'albero di Natale di Roma da mettere a Piazza Venezia, stavolta in maniera onesta, e chiaramente gli fanno una fregatura di quelli proprio incredibili, cioè l'albero è arrivato morto, insomma, moribondo, con ciocche dei capelli. Da dove veniva, ti ricordi? No, ma qua dal nord, poi hanno fregato da qua, una cosa bellissima. c'è stato qualcuno che si sta a fregare le mani, dicevo, abbiamo quell'albero, non riusciamo a... boom, Roma. Piazzano quest'albero a Piazza Venezia, che dovrebbe essere sempre verde, invece perde foglie e cose. E però il romano, che riesce a girare anche la cosa tragica a ridere, un po' come anche il napoletano, mette un nomignolo, Spelacchio. Spelacchio diventa il protagonista da prologo di Roma. Cioè, si organizzano pullman per venire a vedere Spelacchio, e l'amministrazione romana, cioè De Virginia, cavalca questa cosa. Spelacchio ce l'abbiamo solo noi. Guarda. Fatto sta che nonostante sia una star sto Spelacchio, comunque continua a morire il poveretto, finché non arriva il giorno, e questo è tutto vero, perché io ho letto sul giornale, che il botanico ufficiale di Roma, perché è tipo il botanico reale, va ad auscultare Spelacchio, e ne decreta la morte, cioè ufficialmente, sai, deceduto Spelacchio alle ore, ufficialmente decreta la morte di Spelacchio. Quello è stato un momento terribile per Roma, che a me mi ha fatto stringere il cuore, ci ho fatto un cartoon, si chiama Spelacchio. Valerio, a volte poi la comicità appunto è talmente difficile definirla, incassarla, che poi però quando si cerca sempre di farlo comunque, no? Spesso i critici televisivi, cinematografici cercano di dare una definizione, tu che sei abbastanza, è difficile insomma darti una definizione, sei comico, surreale. Scrittore. Quello l'anno scorso però, quest'anno ti stai presentando. Però in qualità di partecipante del Festival della Letteratura vorrei... che mi si però, dicesse scrittore come tutti. Scrittore va benissimo, quindi possiamo cambiare il sottopancia. No, vabbè, senza che cambi, dai, l'ho detto, lo sai. Però appunto volevo capire da te qual è stata la reazione quando hai letto, immagino, oppure se non lo sai te lo sto dicendo adesso, che Aldo Grasso, parlando di te, ha detto che atto è un disvelamento metafisico dell'inadeguatezza. Cioè? Come l'hai Guarda, presa tu? Guarda, Aldo è così.
Preferisci chiamarlo per nome perché sì, il cognome sì. Rischi di offendere qualcuno oppure per confidenza? Innanzitutto buongiorno, guarda, questo ha detto, ma allora io ho iniziato a fare il programma 2 anni fa che aveva scritto questa cosa Aldo Grasso, che io ricordavo che tutti quelli che conoscevo, addetti ai lavori, che, insomma nel mio mestiere di autore, con Lillo Greg, con altre persone, sempre c'era questa cosa di Aldo Grasso è cattivo. Allora quando è uscito questo articolo di Aldo Grasso su di me, me l'hanno mandato, oh ti ha scritto una cosa Aldo Grasso, cioè non ti ha scritto, ma mi scrivono le persone mandandomi il link di Aldo Grasso, e io lo leggevo, non lo capivo, e allora pensavo sarà una cosa contro. Poi persone più intelligenti di me mi scrivevano poi, oh complimenti, ho detto ah no grazie, allora. E allora ho capito che Aldo Grasso gli è piaciuto, però mi sa che, cos'è che ha detto di svelamento? Aspetta, di svelamento dell'inadeguatezza, metafisico però, metafisico. Non è soltanto... infatti non era solo un disvelamento, esatto, era metafisico, e vabbè dai, buono, dai, metti... Io la incasso volentieri. Ma questo da questo momento in poi hai un po' modificato il tuo modo di fare comicità, oppure hai detto allora... No, a me non mi cambia nessuno, Neri, neanche Aldo Grasso. Sei grandissimo. Sei grande, bravo. No, comunque grazie. Grazie anche di aver detto questa cosa che l'hai fatta sapere a tutti di Aldo Grasso. Ma sì, magari dicevano, ma quello il ragazzetto in mezzo, non ho capito che fa. Ah, è uno dei... Comunque Aldo Grasso ha detto questa cosa. Volevo anche dire con orgoglio che questa zona, come zone derattizzate, insomma, qui non si fa uso dei tormentoni. Diciamo che abbiamo, non diciamo in nessun caso, il tormentone è diciamo l'appoggio. Che ne pensi tu dei tormentoni? Innanzitutto buongiorno. No, guarda, i tormentoni non si fanno da un sacco di tempo, ma è successo. Beh, no, c'è chi ne usa e ne abusa. Sì, però anche. Più che altro, no, c'è ancora chi ne usa, però da quello che mi capita di vedere non c'è più tanto il comico che fa il tormentone, ma ci stanno anche casi, cioè non è che il tormentone è sempre stato dei cattivi comici, perché tra i miei comici preferiti ci stanno quelli che hanno detto, lo stesso Guzzanti è tra i miei preferiti, c'ha proprio i tormentoni, ce l'ha avuti tipo la seconda che hai detto, questo e quest'altro motivo. Ma lo sono diventati però, perché... Comunque lui la ripeteva, sì. Cioè non è che non lo diceva. Invece adesso si è creato un fenomeno inverso, cioè un attore, un personaggio, un comico, dice una frase una volta... E poi il web la rimastica talmente tante volte che sembra che quella è la frase di cui lui ha fatto, su cui ha costruito una carriera. È successo quindi, anche a te? A me è successo con un paio di cose che ho detto una volta in uno sketch o in quello che è. Che poi, tipo innanzitutto buongiorno. Innanzitutto buongiorno. Io me ci faccio le serate da diversi mesi. Fatto l'estate me la sono fatta tutta con Valerio Londini in innanzitutto buongiorno, che ci sto così in foto. E, no, però per esempio... prendi l'esempio di LOL, dove sì. Sia Lillo sia Pintus hanno detto una frase una volta in 6 ore di girato, ecco. Ci hanno fatto i meme, le rielaborazioni, adesso questi li fermano per stare, oh, sono Lillo, come se lui andasse in giro a dire questa frase 24 ore su 24, quindi decide il pubblico cosa è il tormentone, il problema è sempre il pubblico, ragazzi, il vero problema è quello, dai talebani che sparano, che comunque erano pubblico, non è la censura quello è pubblico. È un pubblico a cui dai un mitra in mano. Quindi diciamo l'ambizione del comico è non avere più pubblico, diciamo. No, se il problema no, è quello. Il pubblico è giusto che ci sia. Però secondo me troppa parola, troppo diritto di parola. Cioè nel fatto che se uno... Faccio un esempio, esatto. Non faccio su di me. Sì. Alessandro Gori è qui, è uno scrittore molto bravo, il cui operato spesso... verte sull'umorismo, sul surreale, non so classificarlo. Lui ogni tanto scrive delle cose sui social, delle frasi che possono essere molto anche esemplificative o meno del suo stile, che io trovo molto divertenti, e sotto è un florileggio di persone che cercano di essere simpatiche come lui, quando una volta facevi un applauso, ridevi, invece adesso e quindi diventa come se il comico fa un'operazione all'ingrosso, no? E poi ci stanno gli artigiani sotto che dicono, okay, la battuta di Lillo la faccio diventare questo. E che è sta libertà?
Infatti mi spiace che non ci sia stata la consueta domanda sulla censura, perché io sono proprio a favore. Ma non è una provocazione, è proprio la censura, non la censura dei ragazzi che sparano a Charlie Hebdo, per quanto a me Charlie Hebdo non mi ha mai fatto ridere, ma su questo non vuol dire che io andrei là a sparare. Di gusti. Sì, non mi piace, posso fare a salve così, li spaventi, però ammazzarli no. E invece, cioè, la censura può essere sia un paletto che ti dà uno stimolo in più, argino la censura inventandomi qualcosa che ancora non è stato fatto, e sia che comunque se tutti fanno tutto è un macello e non distingui più il professionista dall'amatore, dal provocatore, da quello che fa ridere involontariamente, che sono le uniche cose che veramente mi fanno ridere, è quella involontaria, cioè io mi diverto a vedere una cosa che non riesce bene a qualcuno. Non lo so, ma non è cinismo, è proprio... È corporativo, dice. Far comico, far pubblico. Cerchiamo di non confondere le cose. Però... Io sono con lui, cioè. Mi piace che siamo passati dalla democrazia diretta di Grillo a morte la democrazia. La parola... Ma ci stiamo a riposizionare, no, non ho capito già dell'idea, se hai capito dove stiamo. Ti volevo chiedere, Lucrezia, appunto una chiosa, perché stiamo appunto ci stiamo salutando, insomma, cose, qual è la sintesi di questa chiacchierata intorno alla comicità, all'umorismo, al diritto d'espressione, la satira, la democrazia, l'eccesso di democrazia? Una chiusura semplice. Sì, vabbè, poi chiuderei con una... No, secondo me ce la siamo cavata bene, perché alla fine abbiamo visto che spiegare le battute o spiegare la comicità è impossibile, bisogna farle vedere, certo. Perché appunto altrimenti, come dicevamo all'inizio, la rana muore e non fa ridere nessuno. Però è anche vero che quella surrealtà che rimane attiva ci fa vedere che la cosa più bella dell'umorismo in fondo è questo rompere i nessi causa-effetto, no? Rompere la logica, ci aspettiamo qualcosa e invece la battuta, il comico riesce a sovvertire la situazione e a farci trovare in una posizione instabile, a rompere un po' le certezze che avevamo, a metterci in difficoltà. Per questo anche la comicità non sempre fa ridere a crepapelle, no? La comicità attuale, ma forse quella più interessante è quella che fa rimanere un po' interdetti, non sappiamo se ridere o rimanere seri, come una pezza di Lundini, in cui non sappiamo mai se appunto aderire a quella battuta, se quello che stanno dicendo è serio o no. Ecco, secondo me questa indecidibilità è la cosa più interessante. Ma chiudo con una storiella che mi ha fatto venire in mente Spelacchio di prima, a proposito di natura che muore e natura che risorge. Forse la prima storiella comica del mito è bellissima, riguarda Demetra, che è la dea della fertilità, la dea della natura, quella che fa crescere, quella che fa diventare fertili i campi, che ad un certo punto perde la figlia perché Ade gliela rapisce ed è disperata, piange. Ora, la dea della fertilità che piange spegne la vita. La natura è morta, la terra non produce frutti, non germina più, non nascono più bambini, e ad un certo punto incontra nella sua strada, disperata alla ricerca della figlia, un'antica divinità che si chiamava Baobo, incarnata un po' dalla dea madre originaria, che capisce la situazione, fa un balletto surreale e va davanti a Demetra, prende la gonna, se la alza e mostra le sue nudità. È vecchia, è canuta, e Demetra, di fronte a questo balletto scordinato, di fronte alle nudità della vecchia Bobò, scoppia a ridere. E da quella risata, come dallo spelacchio di Virgilia Raggi e dalla sua lacrima, rinasce la vita, rinasce la natura, Demetra sorride e quindi di nuovo i campi sono fertili, di nuovo tornano a nascere i bambini, che è secondo me la metafora più bella di un umorismo che alla fine in un mondo morto riaccende quella scintilla vitale che forse ci fa, insomma, riuscire a trovare una strada anche se il futuro sembra incerto e buio. Non soltanto... Quindi non soltanto dall'acqua nasce la vita, ma insomma dall'umorismo rinasce la vita.
E allora, prima di salutarci con l'ultimo video, no, uno scegli tu. No, no, è un bel finale. Un video, I migliori avete visto, gli altri sono scarsi. Cioè non rovinavo. Ci accontentiamo comunque. Insomma, prima di salutarci con l'ultimo cartoon di Marco, volevo ringraziare ovviamente Eni che ci ha concesso questo spazio nella totale libertà, appunto a dimostrazione che non ci sono censure, quindi abbiamo potuto parlare di tutto perché insomma di fronte a persone intelligenti come mi hanno detto che voi siete si può davvero parlare di tutto senza limitazioni, poi ognuno ha le proprie opinioni, ma insomma davvero poter ridere di tutto, almeno insomma di cose risibili come davvero quelle di cui abbiamo parlato oggi, senza andare a toccare temi davvero drammatici, è il minimo che si possa fare, insomma prendersi meno sul serio, questa insomma è una cosa che vale per la vita, per la politica, per tutto quanto, quindi grazie a Eni, a Annalisa Messa, a Gloria Dente, a Eleonora Bugliatti, a tutte le persone che hanno lavorato e ovviamente a tutti i ragazzi del Festival della Letteratura qui di Mantova, bellissimo, lunga vita sempre a questo festival incredibile. E appunto per salutarci, Marco, quale vogliamo, cioè una presentazione appunto di questo cartoon, decidi tu se darlo oppure buttarlo dentro? No, va contestualizzato, certo, perché ma infatti, quando Valerio prima ha parlato di Hitler e io sapevo di avere un cartoon su Hitler, ho detto ma l'ho fatto apposta, no. Comunque il riferimento è questo, giusto per darvi il contesto, guerra in Ucraina, reazioni qui da noi, posizioni discordanti, chi è contro Putin e chi è con Putin. Su Rete 4 viene invitato un comico, il ministro degli esteri russo, Lavrov, il quale fa questa battuta, che però essendo il ministro degli esteri russo arriva seria, e non so per quale motivo lui ci dice guardate che pure Hitler era ebreo. Io ci sono rimasto così, ho detto chissà se lui lo sapeva, cioè nel senso chissà se i genitori gli hanno detto, chissà quante altre cose gli hanno nascosto, e come al solito sono partito per la tangente. E il cartoon come si intitola? Mi chiederanno dalla regia. Questo sì, si indovinava dalla prima scena. Grazie a Ercoli.